il tempo migliori. Finito il lockdown di 2 mesi, brutto tempo, allerta gialla, pioggia, vento, nuvole, umido, un disastro. Allora, prima di andare a farci 4 passi, ci facciamo una ricettina, una torta di verdure. Cominciamo a fare prima di tutto la pasta brisée. La pasta brisée, però, invece col burro, la faccio più leggera, con una ricetta che ho trovato qualche tempo fa su internet, che ora vi vado ad elencare gli ingredienti. Abbiamo 250 g di farina integrale e 50 g di segale. Aceto di mele, circa 2 cucchiai. Poi abbiamo un cucchiaino, mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sale. Poi ci spostiamo da questa parte, abbiamo un'80 di grammi di olio extravergine d'oliva e un 100-110 grammi di acqua, temperatura ambiente. Cominciamo con le 2 farine, integrale e semolo. Poi andiamo ad inserire il bicarbonato, il sale, andiamo a rimescolare un attimo le polveri. Bene il bicarbonato e il sale alle farine, poi andiamo a inserire l'olio, facciamolo gocciolare un pochino perché l'olio extravergine d'oliva è come oro liquido. Rimescoliamo un poco, ecco, ora andiamo a inserire l'aceto di mele, rimescolatina e ora l'acqua. Pronto l'impasto. Ora lo andiamo a coprire con un panno, lo lasciamo riposare mezz'oretta, poi lo stendiamo e lo facciamo in questa occasione con le zucchine. A dopo. Quindi per la farcitura, zucchine, ricotta, parmigiano, 3 uova, 2 becche d'aglio e un po' di sale grosso. Facciamo andare le zucchine un po' nella padella con 2 spicchi d'aglio che poi eliminiamo e poi amalgamiamo tutto. Comunque adesso seguiamo i vari step. Allora, dopo aver inserito un po' d'olio nella pentola e 2 spicchi d'aglio, andiamo a inserire le zucchine. Rimescolatina. E ora le facciamo andare per circa una decina di minuti. Ecco che sono passati 10 minuti. Ho levato le 2 becche d'aglio e ora un po' di sale grosso, 2 o 3 granelli, per insaporire un po' la zucchina. E la lasciamo riposare finché non si intiepidisce per poi amalgamarla col resto degli ingredienti della farcitura. Allora, nel mentre che le zucchine si intiepidiscono, andiamo a sbattere le 3 uova con 2 forchette,
Posto può bastare, inseriamo la ricotta. Comunque c'è la ricotta, non ci serviva. Amalgamiamo il tutto. Grana padano. Questo non lo lancio perché è di vetro. Ora andiamo a metterci proprio un pizzico, ma un pizzico di sale, perché non dimentichiamoci mai che il sale fa male. Una grattatina di pepe, darò un po' di brio. Eccolo. Rimescolatina finale. E direi che siamo pronti ad inserire le zucchine. Dopo aver steso col mattarello la pasta brisée in una teglia di 24 cm di diametro e bucherellata, andiamo ad inserire il ripieno. Ecco qui, puliamo bene tutto, che non si butta via niente, non si butta. Andiamo a pareggiare, tanto che ho steso la pasta, avevo acceso il forno, 180 gradi, ora è raggiunta la temperatura. Andiamo a infornare la torta per circa una quarantina di minuti, poi dipende da forno a forno, comunque almeno 30-35 minuti ci vogliono tutti. Poi si va a controllare il grado di cottura e quando si vede che è bella dorata in superficie è il momento di levarla. La vado a infornare, a dopo! Circa una quarantina di minuti, ora ci devo lasciare un altro intiepidire per tagliarla meglio, poi le faremo un test, l'assaggerò, speriamo che sia venuta buona, comunque vi farò sapere nei prossimi video, speriamo che come ricetta vi sia piaciuta, provate a farla perché è semplice, basta aspettare giusto quella mezz'oretta per far riposare l'impasto e il tempo di cottura, quindi anche abbastanza veloce. Speriamo che sia stata come ricetta propiziatoria per il bel tempo dei prossimi giorni, così magari ci vediamo all'aria aperta. Al prossimo video, Francesco. Ciao ciao!